Mamma mia, ma cosa è arrivato dalla Xiaomi? Mamma mia, quest'oggi vi propongo subito, senza perderci in chiacchiere, questo dispositivo della Xiaomi. È una mini stampante. Questa stampante può fare questo. Si vede? Non si vede? Eccola qua. Questa qui è una foto che non possiamo definirla Polaroid perché il formato non è da Polaroid. Però questa è una foto che si può anche applicare nei vostri quaderni, nelle vostre postazioni, perché è auto bioadesiva. No, autoadesiva no, però è bioadesiva. No, non è bio, è biadesiva. Sì. Però la cosa sensazionale di questo dispositivo è il fatto che voi potete stampare le vostre foto con il vostro smartphone, che sia Apple, che sia Android, che sia un iPad, che sia un tablet. Con questo prodotto noi possiamo stampare queste. Però avvicinatevi che vi faccio vedere delle curiosità che mi hanno davvero sorpreso. Allora, come potevo non farvi vedere questo prodotto? Allora, andiamolo subito a spacchettare senza perderci in altro tempo. Adesso lo mettiamo via. Allora, istruzioni che nessuno leggerà mai perché sono in cinese, però vabbè, questo ci servirà per fare una cosa. E avrete il vostro cavetto per ricaricarlo. Avrete subito questa stampante, possiamo tirarla fuori. Eccola qua, una sua apertura per poter fare le foto. Io chiaramente l'ho già usata perché per fare questa foto l'ho dovuta provare. Dalla posizione con la scritta potete fare così, applicate un po' di forza e qui potete mettere le vostre foto, cioè la vostra carta fotografica, che all'inizio ve ne daranno 5. Io una l'ho consumata. Quindi per farvi vedere come funziona, io l'ho rimessa dentro. Voi dovete tenerla sempre con il barcode, questo qui, verso il basso, e tenere le foto così, non le mescolate perché sennò poi non funziona per stampare. Quindi voi dovete mettere il barcode, quello arancione, il cartoncino arancione sotto, infilarlo semplicemente lì e andare a richiudere. Molto semplicemente. Poi dobbiamo andare ad accenderlo. Prendiamo un telefono. Ne ho preso uno a caso perché al momento avevo questo. Andiamo ad accenderlo. Teniamo premuto e vedete si è acceso il Bluetooth. Noi cosa andiamo a fare adesso? Prima di fare tutto, prendiamo queste istruzioni in cinese, ok? E andiamo a leggere il QR che c'è qua. Quindi per leggere il QR. Ma perché ti dovevi spegnere adesso? Adesso ti dovevi spegnere che io devo fare il video. Ok, sono riuscito a installare questo QR, accetto, sì. Vado a leggere il QR. Voilà. Apro il link. Andiamo a installare questo QR che abbiamo letto prima. Quindi ho aperto il link e lui mi ha aperto un'applicazione da scaricare che si chiama Xiaomi Home. Xiaomi Home, così è scritto. Quindi noi andiamo a installarlo. Qua vi chiederà questa è una pubblicità, quindi non fatelo, torniamo indietro, mi raccomando. Allora, posizione, seleziona tutto, ok, avanti. Consenti di accedere al dispositivo e dobbiamo accedere. Adesso accediamo. O vi fate un account oppure accedete con Facebook. Ok, una volta che avete fatto l'account, io l'ho fatto alla fine con il numero di telefono, quindi ho messo il mio numero e mi è arrivato un messaggio, ho messo il codice e si è attivato. Quindi, come vedete qua, voi dovete fare andare su più, attivare Bluetooth. Ok, ricerchiamo dispositivi nelle vicinanze. Adesso noi torniamo qua. Ok, la stampante è pronta. Allora, mi si è scaricato l'altro telefono, quindi ho preso il mio. Andiamo a rivedere come fare questo. Scansiona foto AR e io prendendo la fotocamera del mio telefono posso fare questo. È una cosa sensazionale, guardate, posso prenderla in mano e vedere il video da questa foto.
Guardate, è incredibile, guardate. Posso prenderle, ce l'ho in mano, guardate. Fantastico, quindi io posso attaccare le mie foto dove voglio, prendere il telefono e vedere il video di quel momento. Secondo me è una cosa straordinaria. Come possiamo fare questo? Foto AR per avere una foto con il video. Quindi noi andiamo a sceglierci una nostra foto. Ok, andiamo a sceglierci una nostra foto. Io vado a scegliere un video nella galleria. Adesso io scelgo qua la foto che voglio imprimere sulla carta fotografica e poi successivamente con la fotocamera posso vederla. Quindi scelgo questa, vado avanti, mi fa vedere l'anteprima di stampa. Noi possiamo andare anche a modificare i colori, quindi possiamo abbellire, tipo potenziare. Vado avanti, mi fa vedere l'anteprima di stampa. Adesso vediamo come si comporta. Andiamo a stampare. Adesso sta scaldando la testina di stampa. Testina, scaldati! Ecco, sentite? Solo una volta dovete tenerlo il barcode perché questo leggerà la vostra carta fotografica e sceglierà il metodo migliore per stamparlo. Calibrazione, perfetto. Adesso possiamo toglierla. Mettiamola da parte. E adesso stamperà la nostra foto. Come esce? Ecco, la linguetta sta uscendo! Eccola! Ma che bella! Bellissima! Non muoviamo la stampante che può fare un macello. Allora, la qualità di un panorama non è eccellente, però non è male. Se dobbiamo fare delle foto tipo le nostre, di un nostro momento, guardate, secondo me è una cosa fantastica. Ok, ho stampato la foto. Guardate. La foto della cascata di Novalesa. Eccola qua. Allora, adesso, visto che la foto è stata stampata, andiamo a fare la prova di video. Andiamo alla pagina iniziale, scansiona AR con foto. Ok, andiamolo a vedere. Eccola qua. C'è. Fantastico, ragazzi! Questo è fantastico. Adesso io me le metto tutte qua, faccio così. Allora, questo lo mettiamo qui. Adesso io metto questa qui e questa qui. Vediamo un po' cosa succede. Si vede il video e si vede il video. Se faccio tutte e due? No, tutte e due è troppo. Uno e due. Secondo me questa è un'invenzione che rivoluzionerà il mondo. Perché, cioè, avere una stampante in tasca e poter stampare le vostre foto del vostro smartphone, secondo me è un'invenzione fantastica. Io vi lascerò il link per comprarlo su Amazon, perché c'è anche su Amazon, e comprare anche altri fogli fotografici. La cosa più bella è che non ha l'inchiostro. Perché non avendo l'inchiostro voi non dovete cambiare l'inchiostro. Quindi questa stampante è una vera rivoluzione. Quindi naturalmente iscrivetevi al canale, attivate la campanellina che c'è qui sotto, mi raccomando, campanellina. E sotto nella descrizione di questo video troverete il link per acquistare questa stampante della Xiaomi e il link per acquistare altre carte fotografiche. Non perdetevi i prossimi video sulla tecnologia perché sono molto importanti, perché vi possono far sognare cose in grande. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, un pelo, mamma mia, i peli di gatto Pepi, il pelo del mio gatto. Vabbè, lasciamo perdere, vabbè, lasciamo perdere. Ciao, ciao. Metto tutte le mie foto, le metto tutte attaccate qua, le metto qui, le metto qua e le metto tutte sparse per tutta casa.